Bentrovati a tutti e ben arrivati a questa seconda puntata di It's a Long Way, tutti Pereri. È ora il turno della Francia. La Francia ha una notevole quantità di marce militari. Sono tutte caratterizzate da una certa uniformità, per così dire. Quindi ho scelto un brano che sostanzialmente le può rappresentare tutte. Il brano si intitola Terra, Aria, Mare. Continuiamo il nostro excursus e passiamo alla Russia. La Russia ha delle marce militari caratterizzate dal fatto di essere state per lungo tempo il regime sovietico. Ha invece anche, e questo è quello che vi propongo, una lunga tradizione di cori militari dedicati a musiche popolari e tradizionali, che è quello che vi propongo ora. E il brano è Kalinka.
Passiamo alla Germania. Germania, anche qui è un po' difficile scegliere che brani musicali, perché la Germania è stata caratterizzata da parecchi anni sotto regime hitleriano. Allora, io ho scelto due brani che vi faccio ascoltare in sequenza: La canzone dei soldati tedeschi e Lili Marlene. Auf der Heide blüht ein kleines
Anche l'Austria ha un bel nutrito gruppo di marce militari abbastanza famose. Vi propongo la più famosa di tutte, la Marcia Radeschi. Thank you.
Siamo finalmente arrivati all'Italia, che sarà la parte più lunga di questa trasmissione. L'Italia ha tutta una serie di tradizioni, che è una via di mezzo tra marce militari, antipatriottici, inni popolari. Io vi offro un purpurì di queste cose e comincio con una delle, diciamo, canzoni. Chiamiamole canzoni militari più vecchie, che è Addio, mia bella, addio. Da questo inno risorgimentale passiamo a un inno un po' più, non tanto risorgimentale, ma un po' più vicino, roba che si riferisce alla Prima Guerra Mondiale, che sono le campane di San Giusto.
Uno dei più famosi inni patriottici italiani è la leggenda del Piave che andiamo subito a sentire. Ogni reparto dell'esercito italiano ha il suo inno, la sua marcia d'ordinanza, eccetera. Pensiamo soltanto a tutte le canzoni, le marce popolari degli alpini. Impossibile quindi farle sentire tutte. Io vi faccio sentire adesso, per quanto riguarda le forze armate italiane, la marcia dei bersaglieri. Adesso in sequenza sentiremo l'inno degli Alpini, la marcia d'ordinanza dell'Aeronautica e l'inno della Marina. Thank you.
Adesso sentiremo la marcia d'ordinanza dell'aeronautica. Eccoci all'inno della Marina Militare Italiana.
E chiudiamo la nostra rassegna con l'immancabile inno dell'Arma dei Carabinieri. Questo rapido excursus spero di essere riuscito a farvi venire la voglia di navigare in YouTube, dove ci sono tutte le marce militari del mondo, possibili e immaginabili. È un mondo bello da scoprire, è un mondo anche divertente e anche musicalmente interessante. Grazie dell'ascolto.